Ciao a tutti e ben ritrovati ancora a queste lezioni di mandolino. Anche per questa lezione ci dedicheremo ad alcuni esercizi che saranno volti in particolare a memorizzare la posizione di alcune note molto semplici sul nostro strumento. Trovate quindi nel link qui sotto un file che viene così nominato: quattro esercizi e due brani. Questo file mi è stato dato dalla maestra Maria Cecilia Vaccari e credo e spero che possa aiutare anche i suoi studenti che in questi giorni non riescono ad andare a lezioni perché, come sappiamo, le scuole sono chiuse. Quindi partiamo subito con l'esercizio numero 1. Sono esercizi molto semplici, ma vediamo di fare in modo che questo video sia utile a più persone possibili. Il primo esercizio è una piccola melodia sulla seconda corda, quindi sulla corda del La. Iniziamo in quattro quarti. La prima battuta è un La e un Si. Affrontiamo quindi questa battuta in maniera molto semplice, con una corda vuota e la corda con il primo dito sul secondo tasto. Andiamo avanti. La si ancora più velocemente, aggiungiamo il Do con il secondo dito. Quindi le prime due battute suoneranno La si, La si Do. Andando avanti, si Do, si Do Re. E su questo Re appoggiamo anche il terzo dito. Poi ancora. Do, re, do, re, mi. Eccoci qua. Su questo mi, essendo un esercizio sulla seconda corda, per suonare questo mi utilizziamo il quarto dito, quindi il mignolo che va sul mi, ovvero il settimo tasto dello strumento, che ricordatevi sempre ci dà la stessa nota della corda più acuta libera. Quindi questa corda di mi ha lo stesso suono della corda di La nel settimo tasto. Arrivati al Mi, proseguiamo e torniamo quindi indietro sulla scala. Re, Do, Si, La, Si, Re, Do, Si, La, Do, Mi, quarto, Re, Do, Si, La, Do, Si, Do, Re, Do, Si, La, 2, 3 e 4. Risuoniamo insieme questo esercizio, vi aiuterò contando la durata delle note. 1, 2, 3 e 4. La, Si, La, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Re. Do, re, do, re, mi, re, do, si, la, si, re, do, si, la, do, mi, re, do, si, la, do, si, do, re, do. Si, La, 2, 3 e 4. Quando siete stanchi di suonarlo così, potete anche provare a suonarlo tremolandolo. Un'ultima volta suoniamo questo esercizio
in modo tale che io però riesca questa volta a tenervi il tempo contando 1, 2, 3 e 4. 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 1, 2. 3 e 4, 1, 2, 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 3 e 4. Molto bene, passiamo ora all'esercizio 2, che è situato sulla terza corda, quindi la corda del re. È un esercizio molto simile a quello di prima. Vediamo quindi di affrontarlo insieme. Partiamo con la nota Re, che vale 2, un Mi e un Fa naturale. Quindi Re, E, Mi, Fa. E quindi corda vuota, primo dito, secondo dito. E poi seconda battuta abbiamo un Sol e un Fa, un Mi, un Fa e un Sol. E siamo arrivati a battuta 4. Proseguiamo. Qui abbiamo il La e ancora una volta vi obbligo a suonarlo con il quarto dito, cioè il mignolo, perché l'esercizio si deve interamente svolgere sulla corda del Re. Ripartiamo quindi dall'inizio e leggiamo insieme questa prima riga. Re, E, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, 2. 3 e 4, La, Sol, Fa, Mi, 2, 3 e 4, Fa, Mi, Re, pausa. Andiamo avanti, battuta 9 di questo esercizio. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa. Quindi questo esercizio insieme, conto la durata delle note. 1, 2, 3 e 4. Re, 2, 3 e 4. 1, 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 2. 3 e 4, 1, 2, 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 3 e 4. Potete anche qui provare a suonare questo esercizio tremolando. Passiamo ora all'esercizio 3, che si trova sulla prima corda, quella più acuta del Mi. Anche qui, quindi, vedremo come saremo spinti ad utilizzare il quarto dito. Le note in questo caso sono il Mi, il Fa naturale, il Sol, il La e il Si. Attenzione a questa posizione perché è la posizione più larga che la nostra mano può assumere. Ok? Quindi, partiamo. Mi, I, Fa, A, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa. E 4, Sol, La, Si, Mi, Sol, Fa, Mi, 2, 3 e 4.
questo caso, quindi vedete che non abbiamo quelle complicazioni di ritmo degli esercizi precedenti, ma dobbiamo stare attenti ad aprire bene la mano. Suoniamolo insieme, conterò anche qui il tempo. 1, 2, 3 e 4. 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 1, 2. 3 e 4, 1, 2, 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 3 e 4. Bene, siamo arrivati all'ultimo esercizio, il numero 4, quello sulla quarta corda, quella più grave. Anche qui non avremo particolari difficoltà ritmiche. Sicuramente però sono sicuro che molti di voi troveranno difficoltà a leggere queste note, che sono in genere scritte con molti tagli addizionali. Partiamo infatti da battuta 1 con il Sol, la notazione della corda vuota, che è esattamente due tagli sotto il Do centrale. Poi abbiamo un La con il primo dito sul secondo tasto. Il terzo dito andrà sul Si, quindi sul quarto tasto. Il terzo dito andrà sul Do, sul quinto tasto. E il settimo tasto con il quarto dito, il mignolo, suonerà la nota Re. Suoniamo insieme. Sol, La, A, Si, Do, Si, La, A, Si, Sol, La, A, Si, Do, Re, E, Do, Si, Do, La, A, Sol, La, A, Si, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, Si, 2, 3 e 4, Si, I, Do, O, Re, E, Sol, Si, I, La, A, Sol, 2, 3 e 4. Bene, suoniamolo quindi insieme e io conterò il tempo. 1, 2, 3 e 4, 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 1, 2, 3 e 4. Molto bene. Riprovate quindi questi esercizi per memorizzare le note più comuni, senza le alterazioni, sulle quattro corde dello strumento. Ci vediamo nella seconda parte di questa lezione per affrontare i due brani molto semplici.